Dopo sofficini che non ridono e tonni che non si tagliano urlando Excalibur con un grissino, oppure gente che si alza felice e contenta all'alba per andare a colazione, torniamo a parlare degli inganni degli spot anni 80 e torniamo a parlare di tonno, perché a pensarci bene, la cosa realmente inverosimile dello spot non era questa, bensì questa. Certo, rompere il tonno con un grissino era una mission impossible e dobbiamo ringraziare Cesare Squillace, che nel video in cui abbiamo già parlato del tonno ci ha rivelato che è stato il suo babbo ad occuparsi di quella pubblicità e che il grissino utilizzato era in realtà in resina. Invece, avete mai provato a togliere il tonno dalla latta? Quanti di voi sono riusciti a estrarlo così compatto dalla scatoletta, per di più senza veder colare fuori tutto l'olio? Il tonno, quando lo tiriamo fuori dalla latta, è una pappetta, parente stretto dello spunti. Pippo, cosa mangi? Roba da grandi. Ma spunti, la mamma lo sa? Gli esperti dicono che il tonno più è di buona qualità, più è sodo, però così io non l'ho mai visto. Di solito lo prendi, lo giri sul piatto, inizi a colare giù tutto l'olio, inizi a dare dei colpi ma non scende niente, allora procedi a smucinare, termine tecnico, con la forchetta, ed ecco una specie di pioggia di grumi tonnosi che cadono nel piatto. Se vogliamo essere proprio crudeli, il tonno tirato fuori dalla scatoletta è tipo la pappa dei gatti. Bravi quelli dell'Insuperabile, che hanno messo lì un pescatore con la scatoletta in mano e via. Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'oliva. Noi eravamo invece più come il figaccione, solo per il gesto, ahimè, della palmera, e scavavamo direttamente nella latta. Tonno palmera all'olio d'oliva. Passiamo ora alla crostatina del mulino bianco. Una crostatina calda di forno, la crema al cacao, eccomi pronto, bella clementina arriva come una valanga. Premessa, tutte le vecchie pubblicità del mulino sono dei capolavori, che sia il mugnaio, che siano le famiglie che si svegliano felici e contente, sono una meraviglia. Ma questa? Li ricordate i due baby calciatori? No? E allora ve la faccio rivedere tutta. Aspettami! Perché? Proprio tu che mi hai visto? Cosa? Stavo giocando bene e mi hanno fatto uscire. Dai, succede. E poi scusa, tu hai giocato quasi tutta la partita, io solo 10 minuti. Però hai segnato. Tu li hai stancati, io li ho finiti. E poi quel gol l'avresti fatto anche tu. Davvero? Lo dicono tutti, l'ha detto anche l'allenatore. Beh, dai. Ti ho fatto un bel gol. Grazie. Allora, tutti noi sappiamo qual è il destino della crostatina portata a scuola. La crostatina non la mangiavi dopo essere rimasta nella cartella per ore, ma la sniffavi. Figurati dopo una partita di calcio rimasta in una sacca sportiva. Qui invece esce perfetta e si divide anche perfettamente a metà. Bambini, siete dei geni. E i dentifrici? Voi l'avete mai fatta questa onda perfetta? Peraltro gli stessi dentisti assicurano che è inutile utilizzare questa quantità abnorme di dentifricio, che manco avessimo le zanne dei mammut. Ma l'onda? Capisco che è funzionale allo spot, ma questo perfetto movimento maremoto e nettunico mi ha sempre fatto invidia. Io ovviamente ci ho provato molte volte e tutto quanto caracollava mestamente nel lavandino. E infine i saponi. Allora, quanta possibilità c'è che una saponetta riesca a fare tutta questa schiuma? Roba che nemmeno se ci versi dentro una litrata di bagnoschiuma riesce a fare queste bolle di nebbia saponose, e con fare anche decisamente ammiccante, dove capisci che il bagno è solo il preludio di qualcosa di molto diverso. Che hai ancora voglia di aiutarmi? Chi io? Che sordidi e lascivi! Ed ora tocca a voi, ricordate altri spot non particolarmente aderenti alla realtà? Ne abbiamo già parlato in diversi altri video che trovate dispersi nel canale, e commentate festosi festanti.